Anche se il Consiglio Comunale Aperto ha votato all'unanimità un documento che autorizza il sindaco a querelare i giornalisti, nella seduta di giovedì non è mancata la battaglia politica. Intanto sul grado di coinvolgimento dei polistenesi rispetto all'unico punto in discussione, ovvero i provvedimenti da prendere dopo la presunta esposizione mediatica in negativo sulle pecore sacre, frutto dell'inchiesta di Lacci News 24. Le associazioni, anche se ce ne sono, non so quali siano, vedo qualche cooperativa, non li vedo però che si sono sentiti così lesi. Ma l'opposizione del centro-sinistra, presente in aula con la sola eccezione di Anna Giancotta, ha incalzato il sindaco comunista Michele Tripodi anche rispetto al suo recente rinvio a giudizio per altri fatti. Questo argomento è entrato per la prima volta in consiglio e il primo cittadino ha così silurato chi denuncia e di riflesso chi indaga. Perché si contesta in questa ultima vicenda che il sindaco avrebbe dovuto astenersi, perché attenzione, questa è avrebbe dovuto astenersi perché discuteva di una pratica edilizia che riguardava un suo avversario politico. Ma stiamo scherzando! Partito dalle dimissioni della consigliera Roberta Coriani, compagna del pastore del gregge sanzionato dalla Polizia di Stato, il dibattito è proseguito sull'importanza sociale dei fatti giornalistici. Mi chiedo se non ci fosse stato un servizio giornalistico, se oggi saremmo qui a discutere della stessa questione. Ma anche dai banchi dell'opposizione, prima di votare il documento letto dal sindaco, non è mancata la conferma della verità esposta nell'inchiesta giornalistica, misteriosamente incoerente con il voto finale. Io non mi sento di additare, in questo caso, il giornalista di la C News 24, e io devo portare un enorme rispetto. Agostino Pantano per la C News 24.